Amici ed amiche dell'altra informazione, oggi torno a parlare di edificio comunale nella piazza, ex carceri. Sono stato il primo, il 4 gennaio, a mettere in risalto l'intervento sollevando dubbi sull'opportunità per un'amministrazione comunale di realizzare un bar facendo di fatto concorrenza ad una categoria di commercio come quella dei pubblici esercizi duramente colpiti da questa pandemia da oltre un anno. Poi sono tornato il 4 e 22 febbraio con altri due video sull'argomento, a dimostrazione che nessuno possa pensare che questa sia una manovra elettorale. Volete la prova? Ecco parte del video mandato in onda il 4 gennaio di quest'anno. Amici ed amiche dell'Alta Informazione, sono iniziati i lavori per il progetto di ristrutturazione delle piazze ex carcere davanti al municipio di Domodossola. Finanziato grazie al bando emblematico 2019 dalla Fondazione Cariplo, il progetto è costato 136.255,02 euro. È stato consegnato alla ditta vincitrice della gara d'appalto, che è l'impresa Edilmar SRL di Trontano, che avrà 270 giorni per terminare l'opera per un importo d'asta di 128.059,22 euro, di cui 2.860 euro per gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. Ma la curiosità è venuta su quelle colonne di cemento armato realizzate dietro la fontana, che presuppongono la realizzazione a grezzo di un edificio che avrà una doppia funzione. Ma è sul secondo edificio che l'amministrazione lascerà al rustico che sorgono diversi problemi. Infatti sarà realizzata una struttura destinata a bar-ristorante. Il comune metterà l'area al bando, lasciando a chi presenterà una proposta sul suo uso per poi stabilirne un canone d'affitto. Ora mi chiedo, visto la crisi e la moltitudine di bar e ristoranti nelle vicinanze, se era proprio necessario che il comune facesse concorrenza a questa categoria di esercenti già duramente provati dal coronavirus nel corso dell'anno appena trascorso. A questo punto cosa fare? Bloccare il tutto, lasciando alla prossima amministrazione il compito di modificare il progetto? Sia ben chiaro che i servizi igienici a pagamento, autopulenti, devono nel frattempo essere posizionati e diventare funzionanti al più presto. La speranza è che l'aggiudicazione del contratto segua precise e rigide regole. Non solo la proposta economica di affitto, che è di 2.000 euro al mese per 15 anni la durata, dovrà essere tenuta in considerazione, ma anche l'idea di che cosa si vuol fare in quella struttura, pur essendo i fondi della Fondazione Cariplo. Tutto questo mi lascia un po' di perplessità, e tanto per citare il grande Totò. E io vado! E voi, amici ed amiche, come la pensate? I metodi sono sempre gli stessi. Facebook, Twitter, Instagram e la pagina YouTube. Mettete i vostri like. A domani con un prossimo video dell'altra informazione. E scusatemi per la voce, ma non sono ancora al 100%.